È arrivata una vittoria importante, una vittoria convincente, è arrivato anche il tuo primo gol, speriamo che questo sia il primo di una lunga serie. Sì, è arrivata una vittoria importantissima, la cercavamo, la volevamo tutti veramente tantissimo, era troppo importante oggi fare i 3 punti per darci uno slancio in classifica, per mettere un punto di partenza positivo dopo le ultime prestazioni un po' così e così, quindi sono contento, sono contento per il gol, ma sono contento per l'assist per Neto, sono contento per la prestazione che ho fatto e che abbiamo fatto di grande voglia, di grande sacrificio a parte di tutti. Senti, il calcio di rigore, Rea si è avvicinato a te, forse voleva batterlo lui. No, no, mi ha detto solo dai, fai gol così chiudiamo la partita. Quindi se l'era procurato lui, è venuto a darmi un po' di carica, quindi bene così. L'abbraccio al mister al momento del gol, poi abbiamo visto che però avresti voluto rimanere più in campo quando il momento della sostituzione. Sì, l'abbraccio al momento del gol è stato spontaneo perché questa settimana abbiamo un po' sofferto e vedere il mister, diciamo, non triste, ma comunque un po' meno allegro del solito, ci ha fatto un po' male. Quindi questa vittoria volevamo farla anche per lui perché, come dice lui, in campo non ci può andare, quindi siamo noi che dobbiamo dare quella carica, dobbiamo far vedere davvero che vogliamo a tutti i costi fare punti e bisogna mangiare il campo come spesso ci dice. Quindi è stato un abbraccio che è venuto spontaneo e poi per la sostituzione ovviamente volevo rimanere in campo come penso accade un po' sempre, però il mister in quel momento voleva mettere forze fresche, è entrato Luca che ha fatto molto bene, quindi va benissimo così. Arturo, tu sei il giocatore del Varese che ha esperienza internazionale, ricordiamo, hai giocato in Premier League in Ungheria, hai fatto dei campionati anche in Serie A. Questo Varese dove può arrivare? Ma io credo che questo Varese è una squadra che deve trovare un suo equilibrio. Quindi non siamo quelli dei 4 gol a Vercelli e non dobbiamo esaltarci oggi per 5 gol, perché anche oggi abbiamo fatto due o tre cose che dobbiamo cercare di evitare, dobbiamo cercare di migliorare. Quindi dobbiamo cercare un nostro equilibrio e sicuramente in casa dovremo cercare di costruire la nostra salvezza, perché vincere partite in casa, fare tanti punti in casa sicuramente ci aiuterà tantissimo. E fuori casa però dobbiamo migliorare, perché il ruolino dice che non abbiamo fatto punti e dobbiamo iniziare a farli presto, perché sia fuori casa che in casa sono sempre punti, quindi è importante farli e bisogna iniziare da sabato a farli fuori casa e penso che possiamo toglierci le soddisfazioni. Non so dove possiamo arrivare, però guardiamo di partita in partita.